Cucù, eccoci. Dov'è Martina? Buonasera e benvenute da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. Oggi è giovedì 17 marzo e sono all'incirca le ore 16:30. Ci troviamo qui per uno spacchettamento volante inaspettato di Creativa by Marta Zanzottera. Pacchetto, dice che famoso spacchettamo e spacchettamo. E eccoci qui. Vedi, vedi, vedi chi entra, vedi Vedo, chi vedo, entra. vedo. Vedi, vedi. Ecco qua. È arrivata Daniela Cugini. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao Monica da Taranto. Ciao Daria. Ciao Marzia Paglia. Marzia ha un diamante e 3 punti sulla coccarda. Ciao Alessandra, meno male che ci siete, sono nera. Mi servivi, ma forse lo sapevi. Ma Alessandra chi? Che Oliva. ti è successo? Che ti è Ciao Paola, successo? ciao Nuccia, ciao Maria Teresa, ciao Luana, ciao Katia. Legge Giusy, eh? Katia dice: ciao ragazze meravigliose. Ciao Alice da Taranto. Ciao Alessandra Fierro. E anche, salutiamo anche l'altra sorella Fierro. Ciao Eugenia. Ciao mamma Mena. Ciao Paola. Buon pomeriggio anche a te. Per chi è entrato adesso, ora spacchettiamo Creativa. Scusate, ma se io mi metto la sedia qua, non vi fa subito tutorial? Tutorial? Eh? A me sì. Sì. Ciao Sonia, ciao Emilia, ciao Damiano e ciao Giulio. Ciao! Alessandra dice: siete il mio raggio di sole stasera. Ciao Sonia, ben arrivata anche a te. E allora se devo vedere pure dopo. Quindi spacchettiamo, sistemiamo e se famo un bel tutorial. E stavolta, Giusy, non ti sto a sentire, lo faccio proprio come mi pare a me. Va Hai bene, capito? va bene. Ciao Elisabetta, ben arrivata. Ciao Romina. Buon pomeriggio, simpaticissime. Buonasera a tutte e ben arrivate! Mi sentite? Devo mettere il microfono? No, ma non Ma me lo... no, ma si sente. Se sente perché strillo, eh! Parla normale. Ragazze, mi sentite? Non è il Mi tuo sentite? tono questo. Ragazze, mi sentite anche così? 1, Ciao 2, 3, Simona. 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, mi sentite? Ciao Luana. Quante siamo? Siamo 59. 59. 59. Per due sono quasi 120 occhi. Inizia la vestizione. Ciao Anna Maria. Eugenia ride. Daniela dice: si sente benissimo. Anche così, Daniela cara. Senti, io non lo so perché tu c'hai C'è la la cadenza alla remunzione su messa. sto costo coso, ma a me mi serve, capito? Mettiamolo, Hai mettiamolo. capito? Mettilo, prendilo. Luciana Lippo dice: siamo 61. Vuoi che te lo compro questa vita là? Va bene. Una bella cosa sobria, eh? Maria Teresa dice: 1, 2, 3, prova, ti sentiamo Però dopo, benissimo. se parli tu da là, le stordisci. Lo so. Ecco. Ciao Fabrizio, ciao Eliana. Arrivo subito, hanno citofonato. Ma non me l'hanno messa pure i guanti. Chi è? Ciao Maria. Ciao
Ciao, dimmi tu. Ciao, era passata la prima mia madre a comprare queste cose. Chi sei? Figlio di? Ciao Antonietta. Ciao Luisella. Arrivo. Un attimo solo che arrivo. Figlio di Emanuela. Sì. Ah, Emanuela! Sì, la bionda! Ah, vai. Dimmi tu. Quindi mi ha detto che mancava una, che avevo già pagato e si è girato di dove ti qua. Ecchi me. Allora, queste qua la Maria Petitti, Antonietta Di Foggia, Luisella, Carmen. Ciao, ben arrivata a tutte quante, ragazze. No. Ma mi sa che lei non c'è stato più. La 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 la. Elisabetta Diana Barrotta, sì. Ciao Alessandra, Cinzia Miccia, Lucia Decolux. Non uiamo toccate perché hanno bussato lei. Sabri, ciao, buonasera. Passi dopo se famo un caffè? Ciao Luciana. Ciao Daniela. Però Giussi, fagli vedere se ci stanno le altre. Ah, gliela dai una, no? Ciao Susanna, Mariella. Sì, Mariella, è vero. La Sardegna sta in sciopero, è tutta bloccata. No, dopo certo tutorial non passare. Oh, io mo vediamo se riusciamo a organizzare. Dai, Isa, ciao ragazze, ma sei sola? Sta davanti Giusy a servire il figlio di Emanuela. Martina, sto stanca. Carmen, ma che bel lavoro che hai fatto, mi è piaciuto tanto, più che altro mega galattico. Carmen, se te stennevi era lunga quanto quel camion. Complimenti. Quanto ci hai messo più o meno? 4-5 giorni, boh. Imma, ciao, buonasera. C'è qualcuna dei ragazzi del giovedì? Ciao Pierluigi. Ambe, di giù, Luciana Lippo c'ha 14 gatti e 3 cani. Mamma mia. Brava Luciana, brava. C'è qualcuna del giovedì? Ciao Vanessa Gatto. Ciao Ornella Mazzotta. Dai che mo spacchettiamo, eh. Ha trovata là? No, non c'è. Come c'è? E non ce ne sono più. C'è. E vabbè, le A sono sempre le prime a finire. Sì. Che siamo in Italia. Se stavamo a Londra finivano le J. Le J. Carmen, ciao. Allora, ci stiamo? Iniziamo, sì. Il spacchettamento creativa, sì. By Marta Zanzottera. Oggi è giovedì 17 marzo 2022, sono all'incirca le ore 17. Così. 17, ok? Allora, va che se parte. Un orario a caso, no, più o meno. Ciao Valeria. Serena da Sanremo, ciao. Ha fatto tombola Giussi, ha fatto scopa proprio. Serena da Sanremo, Serena da Sanremo. Sanremo. Serena da Sanremo. Ciao Giuliana. Oh, Serena da Sanremo. Serena da Sanremo. Serena da Sanremo. Ripeti insieme a me. Ciao Sabrina. Che facciamo, iniziamo? Sì. Ok, vai, si parte. Creativa. Vediamo un po' che ci ha accoppiato la nostra Susi. È un po' più pesante del solito, questo ve lo dico. Vai. Ciao Bianca. Spacchettiamo creativa. Ok. Siete pronte? Io sì. Sì, è un po' più pesante del solito. La carta per Giussi, grazie a tutto lo staff di Creativa, a Giussi che interessa tantissimo questa per le spedizioni.
vuoi? Ah, partiamo subito con una novità. Ecco qua. Queste cose qua, che cosa sono? Allora, sono cornici, cornicette che voi potete decorare? No. Sono... Ecco qua. Come si chiama quello per fare foto? Fotobot. Sono il fotobot per far fare la foto? No. Perché lo sapete che so? Questo è un aggeggio che si chiama... Ma d'altronde con le buone maniere si risolve tutto, giusto, giusto? Esatto. Questo è un aggeggio, qualcuno di voi magari già lo conosce. Che si chiama Acconciamoci. Secondo voi a che cosa serve questo attrezzo che si chiama Acconciamoci? Vengo là che ve lo faccio vedere. Vedete? È centimetrato. Acconciamoci. Vedete? Vedete? A che cosa serve? La misura grande e la misura media. A che cosa servirà mai? Questo serve per creare, per fare i capelli alle bambole con la lana. Sì. Ok? Dice, ma come si fa? Allora, c'è sta il tutorial, logicamente, loro dalla casa madre, per vedere come funziona. Però... uno potremmo fare pure noi, giusto, giusto? Esatto, sì. Almeno sì, lo proviamo, sì, anche sì. Perché noi non abbiamo mai provato, che questo è la prima volta che ci arriva. Ecco, Elena, che forse già lo conosce, dice è fantastico. Ecco qua. Elena, spiegaci a parole tue come si fa a fare un'acconciatura così, con questo attrezzo. A parole tue, eh? Aspettiamo. Ah, Giovanna dice che ci fa anche pompon. Anche pompon. Allora, ragazze, andiamo avanti. Questo lo conosco perché già ce l'avevamo. Ce l'avevamo nella tinta rosa. E adesso Giuse ha preso giallo mais, lilla e verde pastello. Ed è il tricottino. Arrivo. Oggi faccio i chilometri. Tricotti, guardate che bello. Aspetta, lo metto a favore del logo nostro, guarda. Eh? Sì. Tricottino, ecco qua. Questo sta... quanto sta al metro? 1,50€. 1,50€. Vedete? È aperto. In realtà, quindi non lo possiamo andare ad animare con un filo di ferro o isteni, insomma, filo di ferro. Lo animate, capito? Tricottino di lana. Sì, bei colori, eh? Avanti, va. Poi, fatemela un attimo sta acconciatura. Ecco qua. Perfetto. Poi, andiamo su questi che li conosciamo tutti, va, allora gli stencil, ecco qua, vediamo che ci ha comprato. Allora, Gnomomania, in questo stencil troverete sia le parole sia lo stencil in sé per realizzare tutti questi gnometti qua.
come potete vedere, primaverili, ma voi li potete fare come vi pare, ok? Poi, questo è nuovo, ma è avuto per noi, e si chiama numero 31, lo stencil bomboniere, le bomboniere, le bomboniere. Che diciamo più orientato verso la prima comunione, perché c'ha il calice, l'angioletto, la croce, forse prima comunione, Pasqua, eh? Molto molto carino. Tutte insieme le bomboniere. Bomboniere. Poi c'è sta quest'altro che è una genialata, è uno stencil che ci permette di fare mille e mille fiocchi di tante dimensioni. Il più grande è davvero grande, ecco qua. Fiocchi. Poi c'è sta lo stencil numero, e è l'ultimo, lo stencil numero 51, la gallina coccodè, ecco qua. Presentata in varie versioni, porta uovo, porta coso e porta... Guarda che carina, la gallina coccodè. Sì, questa porta ovetti... l'ho toccata? È proprio carina. ha saputo giù qua. Porta ovetti, proprio carina, dai. La gallina coccodè. Ah, ok. Poi, nello stesso involucro ci stavano pure questi. Quindi possiamo dire tutte insieme, finalmente è tornato il puntarte. Che è una coda di pavone. Guardate qua. Puntarte. Che cos'è questo attrezzino? Mo ve lo vengo a dimostrare, perché chi non lo conosce c'ha bisogno di sapere che questo è un attrezzo salvavita. Allora, eccolo qua. Il puntarte, vedete? Sono delle guide da 1 centimetro, 0,7 centimetri, 0,3 centimetri. Questo ve lo mettete così, sotto il pannolenci, tenete sotto il pannolenci e andate a cucire a punto festone, mi raccomando, da sopra, non da sotto, punto festone o punto firza. Vi permettete di fare dei punti pari a quelli che farebbe la macchina, precisi, perché è proprio una guida per punto festone e per punto firza. Ecco qua, si capisce, no? Hanno suonato, forse questo è un orario che non devo fare dirette. Era rapido, se n'è andato. Ma io come farei senza di voi, che anche quando spiegate cose serie donate serenità e allegria. Grazie Giovanna Cardi, diciamo che il nostro lavoro non è che proprio vennemo gli organi, quindi voglio dire, è sempre un po' divertente, sì, no? Sì, sì, sì. E poi comunque un po' di leggerezza c'è bisogno in tutti i campi, secondo noi. Allora, ecco qua, puntarte, stencil, acconciamoci e tricottino, e fino a qua ci stiamo. Poi, fondamentali che erano terminati, li volevamo per coniglietto, sono tornati, e sono gli occhi in pannolenci. Questi dovete solo ritagliare e appiccicare sulla vostra creazione, che vi danno già dei bellissimi occhi già colorati e con espressione. Se non sbaglio, mi ricordo che l'altra volta ci avevamo due, sì, due modelli di occhi, essere gli stessi, sì. Bravo, ora ve lo faccio vedere, perché uno è a fagiolo e mi parano un po' tristi e l'altro invece mi piacciono tanto. Ora vi faccio vedere. Ecco qua, vedete? Ne più uno e uno, se no vi sembro gli anide. Vedete? Guardate, sono due, no? Questo è così, vedete? A goccia. Questo mi piace. Sono tanti occhi in pannolenci di diverse dimensioni. Ok? Ecco qua. È un pannello di pannolenci. E invece questo è l'occhio a fagiolo. Questo non lo so. Questo sì, sta bene sui bamboline, ma mi pare triste. È giusto. Un po' preoccupato. Triste e preoccupato. Però in effetti devo dire che io l'ho viste le bamboline realizzate con questi occhietti qua. E in effetti sono dolci, sono più dolci di questi a goccia.
Non so, raga, vedete voi. Vedete, i modelli comunque sono questo, una goccia e un fagiolo. Mirabile Eugenia dice, ho provato ad utilizzare il puntarte, ma non ci sono riuscita molto bene. Eugenia, ma l'hai visto il tutorial mio? Quello su TikTok dura 15 secondi. Guarda, devi fa così. C'hai l'ago sulla mano destra. Facciamo finta che io qua ci abbia un ago, ok? Facciamo finta che io qua. Giusy, che mi aiuti a mettere a fuoco, perché non si mette a fuoco. Se mi pigio ogni tanto. Facciamo finta che io qua c'ho un ago, ok? Prendo il puntarte, ok? Prendo il panno Lenci, lo metto sotto, vai Giusy? Ok, lo metto sotto. Qua c'ho l'ago, no, Ge? Da sopra cucio, quindi inserisca la guida. Vai, nodino, e vai, nodino. Cioè, noi, il punto fessone, siamo abituati a farlo da sotto, eh? O perlomeno io lo faccio da sotto. Col puntarte, per seguire la guida, lo dovete fare da sopra, hai capito? Provaci, Ge, fammi sapere, Capito? Provaci. Ok. Poi ha preso questi, Giusy, vai. Che sono? Sfogati. Non lo so, me le ho persi in fattura. Non lo so, poi li metto, sembrano i ganci, le spirali sono, sì, sono le spirali. Spirali. Ne parlano spirali portafoto. Sì, spirali portafoto. E blister, no? Spirali portafoto. Sì. In effetti, quelle so. Eccoci qua. Poi. Ah, da mo che mancavano questi. Guardate qua. Ragazze. Occhietti in panno Lenci, sì. Ma ci stanno pure gli occhi adesivi. Da 6, 8 e 10 mm, occhietti ideali per la pupazzeria. Eccoci qua. Di tre diverse grandezze. Questi sì che sì, Ok. Poi. Panno Lenci Tiffany con zampette. Stupendo. Eccoci qua. Zampette nere, i tagli dei panno Lenci di creativa, se non erro, sono 50x50 cm e il costo è di questo viene 4,90. 4,90, ecco qua, vedete? Morbidissimo, ma che votica fa? Ecco qua, bellissimo, sì. Ok, poi due scatolette con dentro. Altra cosa che mancava da una vita, ragazze, le forbici zig zag, ecco qua, pesano un quintale calcolate, forbici zig zag che ci tagliate tutto quanto, anche il feltro 3 mm, quello bello rigido, Io veramente ci ho tagliato anche il panno Lenci, quello là da 1 mm morbido, per fare la ghirlanda di Halloween, vi ricordate che ho fatto le tagliatelle con zig zag? Sta forbice qua. Che tra l'altro, Giusy, visto che erano finite, io ho dovuto regalare la mia, io non ce l'ho più la mia. Prendila. Non ce l'ho più, Allora io scegli il colore. Io c'avevo rossa. Riprendi la rossa. Se no, c'è. Perché se. Cioè, io qua avvento dalla primavera, gialla mi piacerebbe. Prendi la gialla. Il colore ovviamente è random, acquistando dal sito. La rossa, la viola e la gialla. E la bionda. Forbici zig zag, eccoci qua. Eugenia dice ce l'ho, stupende. Sì. Poi. Fustella. Arrivo, Fustella lanterna. Questa la conosciamo tutti, perché non la conosce. Mo ve faccio vedere. Allora, arrivo, Compatibile con fustellatrice 15x21, che sarebbe la fustellatrice
standard, quindi vuol dire che una standard, vedete, leggete qua, compatibile fustellatrice base 15x21, vuol dire che questa fustella va bene per chi c'ha standard, per chi c'ha Big Shot Plus, per chi c'ha Big Shot Pro, per chi c'ha Big Shot Fold Away, per chi c'ha Big Shot Switch. Perfetta per stoffa, feltro, pannolenci, fommi e carta. Taglia che te li taglia. Allora, con questa fustella non ci possiamo fare solamente la lanterna, vedete? Ma Marta ci consiglia anche di facce, lampioni, lampioncini decorativi, non è che te viene il lampione che ci illumina la strada, lampioncino decorativo, e le cornici. Ecco qua. Infatti, la lanterna, il lampione e le cornici in due misure. All'interno la fustella contiene parti estraibili ed intercambiabili. Con la stessa fustella puoi realizzare sagome differenti. Che cosa vuol dire in parole povere? Che questa è una fustella movers, capito? E i movers, ce l'avete presenti? Ecco qua, quindi fustella, lanterna e non solo. Ok. Poi ragazzi, ultimo prodotto e me lo so tenuto per ultimo perché so che tante lo aspettate e mo ve lo faccio vedere. Che cosa sarà mai? La flisellina, la rossa! Eccola qua! Allora ragazzi, avete presente la flisellina? La flisellina è qua, è quella carta adesiva o biadesiva, termoadesiva, ok? Che con il calore, col ferro da stiro principalmente, rilascia su tessuti e altri materiali, e, cioè andiamo a applicare, rilascia un adesivo, ok? E questa qua, e ci sono varie gradazioni di flisellina, ok? La rossa di Creativa è la più potente! È potentissima, quindi ed è attacca sia da una parte che dall'altra, è biadesiva, quindi va bene sia per le applicazioni, Giusy? Sì. Devo mettere un fiore su Giusy, stiro il fiore sulla fronte di Giusy, quello si attacca, esatto. Non si leva più, oppure devo rendere un fiore rigidissimo, c'ho un tessuto, c'ho un pannolenci, c'ho una cosa moscissima e lo voglio rendere rigido, io voglio dare sostegno, io voglio dare un po' di modellazione, che cosa faccio? Uso la flisellina, la rossa. Eccola Angela qua. Dice per i fiori è l'ideale. Brava, brava Angela, convieni con me allora. Ecco qua. Allora, saluto Petra, saluto Eleonora e salutiamo Rosa Pizzo. Salutiamo a tutti quanti, ma Giusy, questa è alta? È alta 44 centimetri. Benissimo, la vendiamo al metro, 6,50 euro. Benissimo, quindi ragazzi, 44 centimetri di altezza per un metro di lunghezza, 6,50 euro. Logicamente un metro vi dura una vita, a meno che non vedete fa un bouquet. Certo, giusto, giusto? Certo. Ok, la flisellina, la rossa, eccoci qua. Quindi extra potente. Oserei dire una delle più potenti friselline che sta nel mercato, giusto, giusto? Sì, sì, bella, sì, 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 potente e resistente, sì. Potente e resistente. Si può lavare anche in lavastoviglie, stanno attente, si può lavare anche in lavatrice, credo un massimo di 30 gradi. Sì, 30 gradi va bene. Cala, che non gli succede niente. No. Non teme neanche l'asciugatrice, ecco qua. Emilia dice la voglio. Bella, eh? Anna chiede se abbiamo il cartone vegetale 2 mm. Sì. Sì, cara Anna. Sì. In fogli A4. E poi c'era, non so chi, che chiedeva una fustella colomba. C'era della Sizzix tanti anni fa, ma non la fanno più. E quindi non c'è. E quindi non c'è. Faccio il sunto. Sì. Non c'è. Va bene ragazzi, allora lo spacchettamento è terminato, c'è sta più niente a parte la fattura del Giusy. Che cosa è arrivato? Giusy, fammi una cosa, riassunto. Via qua. Una panoramica. Vai, brava, va. Vai. Inclina. Vai. Allora, fustella, lanterna, lampione e cornici, eccola qua.
stencil gallinella cocò, stencil fiocchi, stencil le bomboniere, stencil gnomomania. Poi spirali per mettere foto, occhietti in panno lench in diverse espressioni. Questa qua è il fagiolo, quello là è la guccia. Puntarte, guida per fare punto filz e punto festone. Occhi adatti per qualsiasi tipo di pupazzeria. Tricottino in quattro diverse colorazioni. Panno lenci Tiffany con zampette di cane o gatto nere. Forbici zigo zago. Come si chiama questo? Acconciamoci. Attrezzo utile per fare i capelli in lana alle bambole. E fliselina, la rossa, se n'avete capito, è carpa. Allora ragazze, questo è tutto. Grazie mille per essere state con noi. Mo vediamo se ci vediamo tra un pochino per fare un tutorial, se ci vedete, insomma, tra un po' siamo qua. E niente, grazie mille per essere state con noi. Un bacio grande, buona serata da Martina e Giuse di www.magmaggio.it. Ciao a tutte, ciao.